evolvenza, reincarnazione, evoluzione della coscienza. Vitaliano Bilotta, la reincarnazione spiegata ai ragazzi. Sentire non è ascoltare, non è udire, è molto di più. Sentire è informarsi con l'anima. I libri del Casato, il giornale dei misteri. La loro era una passione seria. Non giocavano a palletta, ma si allenavano per sfidare la squadra della scuola avversaria, che nel quartiere era considerata il Brasile del pallone. La passione per un ideale è sempre seria, perché esprime la parte più elevata di noi. Tonino aveva le idee chiare, era molto dotato tecnicamente e giocava come centravanti. Inoltre aveva delle belle intuizioni nell'attribuire i ruoli, nel suggerire ad ogni compagno la tecnica migliore e nel saperla sfruttare con intelligenza. Quando l'intelligenza è illuminata dalla coscienza, si è pronti per grandi risultati. Allora si apre la porta che divide la mente dalla coscienza e l'individuo può avanzare nella comprensione di verità molto più vaste. Tonino, oltre ad essere il più tecnico dei compagni, era anche il più bravo, soprattutto nello spiazzare gli avversari con gli scatti brucianti che la sua muscolatura corta gli permetteva. Se il muscolo è corto, esprime una leva corta, che è più potente di una leva lunga, cioè di un muscolo longilineo, che a sua volta ha altre caratteristiche. Non a caso si nasce brachilinei o longilinei, perché niente avviene a caso. Un brachilineo, ad esempio, può divenire un campione nella ginnastica artistica grazie alle sue leve corte.